Poesia dal titolo L'ispirazione. E non cerco nelle forme della terra, ma nell'anima del mondo, nel moto umano, i volti. Mi ispira il sole tra le pieghe della vita e l'ombra amara dei sogni, oltre le maschere, altre maschere mascherano i volti. Conosco ogni amore al di là di ogni forma che possa assomigliarmi. Prima di leggere voglio salutare commossa i familiari, sono veramente molto emozionata. Ecco, io non ho avuto il privilegio di conoscere Maria Luisa Ripa, però la sento con me. È una cosa strana, uno strano miracolo che stasera si produce. E per me non è un commemorare, come hanno detto anche gli altri ospiti illustri, insomma i promotori di questa splendida iniziativa, perché l'arte parla sempre di vita, l'arte non è mai morta, non è mai morte, non c'è, non parla mai di cose che muoiono, che si spengono, l'arte è luce, perché anche quando l'arte parla di argomenti tristi come la tristezza, non so, la malinconia, la solitudine, celebra la vita. E quindi stasera è come se Maria Luisa, ci stringesse la mano, almeno è questa la mia impressione. Grazie. Ecco, questo è il mio mondo, le mie cose, la mia casa, la mia finestra, dalla quale guardo montagne che si perdono nel cielo offuscato dei miei sogni, i muri bianchi che racchiudono i rumori di vetri infranti e io che ne raccolgo i pezzi. Questa è la mia vita, nell'odore e nel sapore di colori stemperati, sulla pelle di una tela, tra le ombre forti e luci intense. Ecco, qui io vivo, nel silenzio beato dei miei pensieri che mi portano altrove, nei deserti sconfinati, aridi, sui sentieri di boschi incerti, sulle spiagge affollate, nell'acqua del mare salata e negli occhi di un volto nascosto tra la folla. Mi scuote e mi avvolge il fluido odoroso dell'amore. Vorrebbe espandersi da me, lasciarmi vagare nel mondo, ma l'assorbe ogni piano, ogni volume, ogni profilo. E nella trasfigurazione del pensiero mi domina la natura, che mi confonde nel respiro stesso della fantasia della vita. Quante figure sulle mie tele, sagome accartocciate come foglie d'autunno, rosse di vita scolorita, sui sassi e tra le zolle arse dal calore già passato, vaganti, sospese, esasperate, tese tra cielo e asfalto e odore di sabbia tra le dita, rumore di clessidra e di mani sui tamburi delle ore. Ho guardato la gente davanti al colore, assente, seguire contorni al di là delle forme presenti.
e ho visto occhi perdersi e migrare altrove, oltre le forme, sulle forme proprie e non quelle. E ho seguito passi andar via senza lasciare orme nella folla di una prima, fuori tra le ombre proiettate a terra e sui silenzi eterni e sui gridi corali colati sui corpi, come fantasmi appesi ai chiodi. E ho notato un sorriso schiudersi da lontano e le mie mani stringevano mani e mani e mani di quella giostra di volti e di parole, dei quali non ricordo che sagome abbozzate e suoni come boati e gorgogli del mare e fruscii di abiti che si sfiorano senza toccarsi. E poi la sala vuota mi assorda al silenzio, il rumore, non un sospiro, neanche un respiro adesso. Leggo la poesia che chiude il libro Parole del silenzio, scritto da Maria Luisa Ripa. Io lo ricordo questo libro, lo stava scrivendo nel letto dell'ospedale a Roma e quando io l'andai a trovare mi ha fatto vedere proprio questo libro che stava scrivendo. Vorrei guardarti di nascosto mentre pensi a quell'amore andato, mentre piangi pensieri informi tra le pieghe della ragione. Ascolta, ascolta il tuo cuore che ti implora di voltarti. Non senti come corre nel tuo corpo